I discorsi sull'Africa, le rappresentazioni di questo continente sono monopolizzate per lo più da noi occidentali. E in particolare a parlare di Africa sono soprattutto filantropi, ONG umanitarie, e il risultato di questo è una prevalenza dell'afropessimismo. La speranza africana è il suo ultimo libro. L'Africa, un continente di cui ha voluto parlare in senso opposto alla narrazione prevalente. Federico Rampini, giornalista, scrittore, saggista e editorialista, è stato l'ospite del secondo appuntamento di Alti Scaffali. Da qui ha lanciato in anteprima nazionale la sua ultima fatica letteraria. Il mio libro La speranza africana ha un sottotitolo che è La terra del futuro, concupita, cioè desiderata da tutti, incompresa, perché ci sono troppi pregiudizi sull'Africa, e sorprendente. E credo che sia un libro che sorprenderà i lettori italiani, che sono abituati ad avere dell'Africa una visione stereotipata. L'Africa è sinonimo di tragedia, sempre e comunque. Le buone notizie non interessano, si vogliono sentire solo quelle catastrofiche, allarmistiche, apocalittiche. Anche sulle migrazioni ci sono delle visioni apocalittiche in Italia che sono del tutto infondate. Continuare a immaginare degli esodi biblici dall'Africa fa parte della nostra sindrome dell'Apocalisse. Detto questo, le migrazioni naturalmente ci sono e si possono contrastare creando più opportunità in Africa. È vero che è una terra molto ricca, per questo abbiamo bisogno di investire in Africa anziché mandare aiuti umanitari. A conclusione del dibattito, come sempre, spazio agli avanzi di Balera. Noi Avanzi di Balera, ad esempio, fondatore dell'Accademia del Colesterolo, organizziamo da anni pranzi e cene di solidarietà per aiutare chi muore di fame. E più si mangia e più li aiutiamo, a volte fino a scoppiare, un impegno gravoso che affrontiamo con l'aiuto di amari, tanta citrosolina e tisana d'erbe.